Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo di libri ed estate, però non sarà la classica lista di titoli da leggere sotto l'ombrellone, perché non perché ci sia qualcosa di male nel farle, premessa, ma semplicemente perché penso che sia un pochino noiosa, anche perché ciascuno, secondo me, dà un'accezione diversa al termine lettura estiva o lettura da spiaggia, diciamo così, perché ci sono persone che scelgono appositamente libri più leggeri, più di intrattenimento, più scorrevoli, e invece altri come me, che invece apposta in estate aspettano trepidanti di leggere dei mattoni o comunque dei libri un po' più impegnativi, che magari non hanno la testa o il tempo di leggere durante il resto dell'anno. Inoltre ci sono persone che fanno letture tematiche, quindi leggono libri per esempio ambientati in estate perché ricercano proprio quel tipo di vibe, e invece altre che se ne fregano e possono leggere del rigido inverno russo in pieno agosto sotto il sole di Ostia. Insomma, ognuno ha i suoi gusti. Più che altro volevo cogliere l'occasione per sfruttare un po' un trend, perché ho visto che sono tanti i video usciti con i consigli di lettura per l'estate, per parlare di libri che non si curano. No, scherzo, per parlare di libri più che altro che forse non sono proprio consigliati come letture estive, ma che secondo me c'entrano tantissimo con l'estate. Alcuni libri che associano l'estate, o comunque il caldo, al malessere. Questo è il mio argomento preferito, perché io leggo molti libri, è una gioia, fanno da sponda a riflessioni eterne, mettiamola così, quasi esistenzialiste. Voglio portarvi insomma nel lato oscuro dell'estate. Prima di addentrarci in questa selva oscura, però, volevo darvi almeno un consiglio luminoso, benché anche questo comunque non abbia un filane proprio rose e fiori. Infatti, secondo me, un libro che potreste provare a leggere in estate, perché è effettivamente una lettura molto scorrevole di intrattenimento, è Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow di Gabrielle Zevin. Io l'ho letto recentemente ed effettivamente, se dovessi consigliare un libro per l'estate a persone che magari non conosco bene, consiglierei questo, perché parla effettivamente di è un tema interessante. Ha al centro un'amicizia molto travagliata tra un ragazzo e una ragazza che decideranno di sviluppare un videogioco insieme e soprattutto poi di fondare una società. L'ho trovato originale soprattutto per la scelta di parlare di videogiochi in maniera pertinente e non in maniera prosaica e superficiale come succede di solito. E secondariamente comunque è un libro pieno di eventi che secondo me vi farà compagnia e racconta abbastanza bene, fa un ritratto psicologico abbastanza accurato di tanti personaggi, non solo i due protagonisti. Quindi secondo me, soprattutto se siete amanti di quei libri dove gli underdog, i personaggi secondari, poi in realtà avranno una parte fondamentale, sicuramente vi piacerà. Si parla molto di creatività e di ispirazione, quindi se vi piacciono questi motivi vi consiglio assolutamente di leggere Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, che forse è l'unica nota positiva di questo video, perché per il resto sono solo tragedie una dopo l'altra. Però che vi devo dire, a me piacciono questo tipo di libri. Partiamo con un inizio soft. Consiglio un libro che effettivamente di solito è molto citato quando si danno dei consigli per l'estate. Perché? Perché è ambientato in estate ed è un thriller. Di solito il genere thriller o il giallo sono dei generi molto consigliati, perché appunto si cercano storie magari d'azione, misteri. È assolutamente comprensibile, una persona quando va in vacanza vuole una storia che prenda, e vi assicuro che questa vi prende. Ed è Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith. Io lessi questo libro veramente tanto tempo fa, perché per un corso universitario avremmo dovuto vedere il film. Siccome io ero una di quelle finte intellettuali un po' poser, così, che il libro è meglio, quindi dovevo leggere prima il libro e poi vedere il film. Ed effettivamente comunque mi sono piaciuti entrambi, e sono convinta che sia un ottimo suggerimento per quest'estate, perché sicuramente sarete circondati da conoscenti o influencer, persone che seguite sul web, che andranno in vacanza in posti da favola, esattamente come Mr. Ripley. Perché questo libro è ambientato, non voglio dirvi assolutamente nulla della trama, è molto conosciuta però magari non lo sapete, è ambientato in Italia, tra spiagge bellissime, in barca, posti meravigliosi, che sicuramente vedrete anche su Instagram. Ecco, secondo me è consolatorio, soprattutto se voi magari state a Cani Cattii invece di stare a Positano, è consolatorio pensare che dietro tutta questa patina meravigliosa c'è del marcio, e nessun libro come Il talento di Mr. Ripley lo mostra. È un libro che apparentemente ha
tutti gli stilemi, anche se vogliamo, del genere romantico. Si parla di un triangolo amoroso, è un libro molto seduttivo che parla di queste persone con una vita favolosa, ricchi, un po' anche alla Dio di Illusioni vibe, se vogliamo, perché sono giovani, perché si parla molto di manipolazione psicologica e ovviamente al centro di tutto c'è un segreto mostruoso. Ecco, è il libro perfetto che associa l'estate con un'atmosfera malsana, quasi nauseante, ipnotica. Inoltre il libro è molto breve e so che c'è chi ama fare una lettura tutta di un fiato, ok? Quindi one sitting si dice in inglese, quindi in un'unica sessione finire il libro. Ecco, Il Trento di Mr. Ripley è un libro che si legge molto velocemente. Al contrario, Tenere la notte di Francis Scott Fitzgerald non si legge affatto velocemente, è un libro molto poetico, molto lirico, che anche questo parla d'estate, cioè ambientato in estate, ed è ambientato nella Costa Azzurra. Anche qui ci sono dei ricconi ultra snob con malesseri, malesseri esistenziali gravi, alle prese con depressione e alcolismo. Come sapete, uno dei temi principali della narrativa di Francis Scott Fitzgerald è la follia, oltre che questo senso di tragico che assorbe ogni singola parola. Vi dico che non è un caso che quasi tutti i suoi libri siano ambientati in estate, o comunque l'inizio dei suoi libri sia spesso in estate. Pensate al Grande Gatsby. Il Grande Gatsby è il simbolo dell'estate americana per eccellenza, tant'è vero che anche quello potrebbe essere un altro libro estivo, secondo me. E se vogliamo, proprio per mettere la ciliegina su questa torta di decadenza, malessere delle classi, delle upper class americana, vi consiglio anche Il filo del rasoio di Moe, un altro scrittore molto raffinato che si occupò della classe americana, della gioventù americana. Nel caso del filo del rasoio è ambientato in Europa, anche questo tra l'altro inizia in un'atmosfera di vacanza, di villeggiatura, quindi ve lo consiglio assolutamente. Cosa hanno in comune tutti questi libri? Innanzitutto il senso di tragico che si nasconde dietro una stagione apparentemente immobile, perché l'estate è quasi come se fosse una parentesi all'interno delle nostre vite, dove ci sono anche queste atmosfere languide, sopite, come se fosse tutto un grande sogno. Altro libro che potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se siete in vena di queste tragedie d'amore, è La stanza di Giovanni di James Baldwin. Anche questo è ambientato in un momento di transizione, tant'è vero che appunto anche qui come protagonista abbiamo un giovane americano che si trova in viaggio a Parigi. Durante la sua visita, ovviamente momentanea, si innamorerà di un giovane barista italiano, Giovanni. Secondo me, nonostante sia un libro molto duro, che parla anche di fame, di miseria e di freddo, perché poi a un certo punto diventerà inverno, è un libro che comunque considererei una lettura estiva essenziale in questo filone di infelicità e e scontento, perché oltre a parlare ovviamente di questa storia molto tormentata fra questi due amanti, si parla molto, e secondo me in maniera vitale, vitalistica quasi, di desiderio. Quindi sì, è un desiderio che vive anche di vergogna, perché è una relazione omosessuale con tutte le problematiche dell'epoca sull'omosessualità, però allo stesso tempo si parla di amore in un senso altissimo, e proprio si parla della forza del desiderio, della forza di essere innamorati e di essere giovani soprattutto, che è veramente un libro meraviglioso, perché anche se effettivamente i temi sono molto pesanti, in realtà è un libro che vi fa venire voglia di essere innamorati. È bellissimo, la prosa di James Baldwin è anche, come quella di Fitzgerald, molto lirica, molto tesa all'alto, verso l'alto, quindi assolutamente consigliato. E a proposito di scrittori che scrivono divinamente ma di cose terrificanti, Edward Saint-Aubin, Mother's Milk, cioè latte materno. Io ho ascoltato tutta la saga dei Melrose, che è appunto composta da 5 romanzi che parlano in maniera autobiografica della famiglia di questo scrittore in audiolibro, però ho anche il libro in cartaceo. Vi consiglio di prendere proprio tutta l'opera completa, tanto anche se sono 5 romanzi, in realtà sono 5 romanzi molto brevi. Quello che appunto è ambientato in estate è Latte materno, che se non sbaglio dovrebbe essere il penultimo o l'ultimo, ed è peculiare proprio
proprio perché è ambientato solo in estate, in questa casa delle vacanze, che è un luogo di terrore e panico, perché se conoscete la saga dei Merlos sapete che si tratta della vita di questo personaggio, Patrick, che a lungo è stato abusato psicologicamente dalla famiglia, dai genitori. In questo preciso momento del romanzo lui ha 40 anni e va con la sua famiglia nei luoghi della sua infanzia. Ragazzi, è veramente incredibile perché da un lato c'è una satira sociale alla Thackeray, dall'altro però invece è molto più personale, molto meno distaccato e molto più soggettivo, perché si tratta della sua vita. Oltretutto Patrick è una persona che ha subito tantissimo gli abusi familiari, tanto da essere diventato eroinomane, anche se in questo romanzo si è disintossicato, però gli manca la droga, gli manca l'oblio. E a proposito di oblio, la scelta di questi romanzi nasce proprio dal fatto che l'estate, con queste sue atmosfere, come ho detto prima, anche un po' languide, sensuali, lascia intendere proprio questo abbandono, questo senso di abbandono, di oblio. E secondo me l'estate è la stagione più sensuale in assoluto, perché è proprio una stagione liminale, dove c'è più possibilità di desiderare i corpi, anche forse perché siamo più scoperti, siamo più liberi, è un periodo di vacanze, eccetera. Comunque, secondo me queste letture si prestano bene a questo tipo di atmosfere. A questo proposito, adesso vi consiglierò tutta una sfilza di romanzi che fanno proprio del desiderio, che diventa anche un po' un'ossessione, il loro tema portante. Sono tutti ambientati nella città più seducente per eccellenza, ovvero Venezia. È un trittico che probabilmente non verrà mai associato alle letture estive, ma vi dico che invece tutti questi tre romanzi sono ambientati proprio in estate, di conseguenza non capisco perché non vengono consigliate da riviste come Elle, Vanity Fair, tra le letture da ombrellone. Non capisco proprio perché non consigliare Morte a Venezia di Thomas Mann tra le letture agostane, cioè non capisco dove sta il problema. In Morte a Venezia di Thomas Mann si respira proprio quest'area, a parte gli scherzi. In Morte a Venezia di Thomas Mann, tra l'altro se avete visto il film di Luchino Visconti sicuramente vi verrà in mente proprio il caldo, si respira quest'area, scusate il gioco di parole, irrespirabile. C'è questa calugine che in realtà non è altro che l'ossessione che soffoca e lentamente uccide il protagonista. Il protagonista che si innamora o comunque rimane abbagliato dalla giovinezza, dalla bellezza di un tredicenne, di un ragazzino. Ora, non succede niente, quindi non c'è nessun atto di pedofilia che possiate immaginare, perché in realtà Thomas Mann è sempre stato affascinato dal connubio tra arte e vita, quindi tra pensiero e azione, tra vita borghese e vita artistica, cioè tutto platonico quello che succede. È impossibile riassumere la poetica di Thomas Mann in pochissime battute, però sappiate che il libro è di un'intensità abbagliante, quasi proprio come il sole di mezzogiorno in una giornata d'estate, stavo dicendo in una sera d'estate, come no. È uno dei libri più tesi che io abbia mai letto, proprio perché carico di questa tensione, non sai che cosa potrà succedere al protagonista che si perde in questa Venezia appunto labirintica e quasi irreale. A proposito di tensione, un altro libro che è ambientato chiaramente a Venezia, anche se non viene mai citata, ma è chiaramente Venezia, è Cortesie per gli ospiti di Ian McEwan. Tra l'altro non vorrei dire cavolate, ma un altro libro ambientato in estate sempre di McEwan è Il giardino di cemento, che vi consiglio tantissimo. Prende spunto da un caso di cronaca nera reale, realmente accaduto, ed è agghiacciante. Però anche Cortesia per gli ospiti non scherza. Si tratta anche qui del racconto di un viaggio, del racconto di una vacanza. Due coppie si incontrano, una è appunto una classica coppia di novelli sposi di Ian McEwan, se avete letto Cecil Beach, eccetera, una coppia classica che spunta sempre nei suoi romanzi, britannica. Si mette a parlare con un'altra coppia, in particolare l'uomo Robert ha un fascino, un carisma particolari. Man mano che la serata procede si iniziano a intravedere dei segnali d'allarme, perché Robert incomincia a dire, a rivelare delle cose sulla sua vita intima con la compagna particolarmente inquietanti, e poi ovviamente c'è un crescendo di tensione fino ad arrivare al finale particolarmente assurdo. C'è sempre la scrittura molto raffinata e molto tagliente di McEwan, che è molto legata ai profili psicologici,
E appunto, se volete respirare questa tensione malsana, sicuramente Cortesie per gli ospiti è un ottimo libro. Poi se, non so, se vi volete fare un viaggione, no, leggendo dei vostri vicini di ombrellone pensando ai protagonisti di Cortesie per gli ospiti, secondo me è un guizzo di fantasia che potrebbe svoltare la vostra vacanza. Un altro libro ambientato sempre a Venezia e ovviamente mi viene da ridere perché questo libro è tutt'altro che luminoso e tutt'altro che estivo, ma in realtà anche qui è una parte almeno ambientata in estate, è Carteggio Asper, il Carteggio Asper di Harry James. Harry James è forse il mio autore classico preferito, come scrive lui secondo me non scrive nessuno, e questo libro parla di delle solite cose di Harry James: vita e morte, personaggi decadenti, spettri, fantasmi, insomma le solite cose di Harry James, personaggi repressi, ritratti incredibili. In questo caso si parla di una donna praticamente tumulata viva insieme alla nipote dentro una casa, richiami classici anche un po' di dickensiani in questa Venezia sepolcrale, ok? Bellissimo, veramente bellissimo. Anche questo piccino è veramente un racconto. Ora, sembrava facile consigliarvi libri come Vacanze all'Isola dei Gabbiani, L'Isola di Arturo, di Elsa Morante, che però anche lì c'è una quota di malessere piuttosto alta, La mia famiglia e altri animali, di Durrell, questo sarebbe stato semplice, ma trovatemi qualcuno che vi consiglia Sotto il vulcano di Malcolm Lowry. Allora, in realtà vi consiglio questa combo di Sotto il vulcano di Malcolm Lowry e 2666 di Roberto Bolaño, che io stessa ammetto di non aver mai finito, quindi magari, forse, una di queste estati anche io mi riscimento con Bolaño. Però sono entrambi due libri ambientati in Messico, due libri vertiginosi dove i protagonisti non hanno una visione particolarmente lucida di quello che succede. Si parla molto del male, soprattutto in Bolaño, dove c'è proprio una serie di omicidi scabrosi che vengono ritratti all'interno delle pagine, una catena di omicidi fra Stati Uniti e Messico che richiama ovviamente tutta una questione politica su cui non mi addentro. Però se volete trovare atmosfere appunto oniriche, nel caso di Malcolm Lowry si tratta proprio di accenni modernisti, un po' come Virginia Woolf quasi. Sono entrambi due romanzi molto allusivi, se siete in vena di non soltanto Caldo e Sofferenza, ma proprio di romanzi visionari, immaginifici, eccetera, vi consiglio entrambi. Non sono facili per niente, sono due romanzi molto impegnativi, probabilmente Sotto il vulcano è più apprezzabile ad una seconda rilettura, soprattutto perché tante cose le capirete solo dopo, visto che il protagonista è un alcolizzato. Però se avete quel tipo di gusti, assolutamente sono due capolavori. A proposito di romanzi allusivi, Ferito a morte di Raffaele La Capria è il romanzo dell'estate per eccellenza. Non vi dico neanche di cosa parla, io l'ho riletto due volte, è uno dei romanzi della vita, secondo me. Il modo in cui Raffaele La Capria dipinge questa gioventù a tratti veramente rovinata, sia dall'inedia, sia forse anche dalle troppe aspirazioni, e decide di ritrarre questi giovani, in particolare Massimo, che è il protagonista, proprio in estate, in cui i progetti futuri, lavorativi, personali, eccetera, in qualche modo si arrestano e si ritorna alle origini, perché molte persone in estate, soprattutto visto che siamo a Napoli, come me che sono siciliana, in estate di solito torno a casa. Ecco, appunto, l'estate è il momento del ritorno a casa, di trascorrere un po' di tempo con la famiglia, e qui riemergono i ricordi. Veramente questo secondo me è un capolavoro, insieme appunto all'Isola di Arturo che ho già citato, Una questione privata, Il giardino dei Finzi Contini. Questi per me sono proprio i romanzi dell'estate italiana, ecco, del Novecento. Dai, ci mettiamo anche i Viceré. Ah, scusate, di romanzi italiani ambientati in estate c'è anche Il barone rampante, che è bellissimo. Poi vi lascio invece con una serie di titoli che io non ho letto, ma che vorrei leggere proprio perché mi danno le stesse vibrazioni dei libri che vi ho elencato finora, e sono Le Vergini Suicide di Jeffrey Eugenides. Onestamente non mi ricordo se è ambientato in estate questo libro, ma il film sicuramente dà delle vibe estive, e ovviamente, come vi ho detto, anche desiderio, vergogna, identità, ambivalenza, tutte quelle sensazioni di cui ho parlato prima, e questo è il libro perfetto, no? Poi Speedboat di Renata Adler, che è un libro molto famoso
famoso negli Stati Uniti, uscito negli anni 60, che parla di cosa significa trascorrere l'estate a New York. Ed è molto Sally Rooneyiano, diciamo, prima di Sally Rooney, quindi vorrei leggerlo. E infine, A Room with a View di Forster, di cui non ho letto niente. In questo caso si tratta di un gruppo di turisti britannici che vanno in un'escursione a Firenze, che ricorda un po' quello che vi ho detto su Venezia, praticamente. A proposito di libri che non ho letto ma vorrei leggere, visto che a proposito di Napoli, di Raffaella Capria, vorrei leggere anche Via Gemito di Domenico Starnone. Bene ragazzi, questi erano i miei libri del malessere estivo. Spero che vi siano piaciuti, mi rendo conto che è una lista un po' particolare. Vi lascio qui sotto dei consigli che esulano da questo tema, quindi anche i consigli che possono essere per voi utili per spulciare, trovare dei titoli veramente di intrattenimento, veramente belli da leggere quest'estate. Non so, non ho citato Cloud Atlas, che è un grande libro di intrattenimento che cito spesso, ce ne sono veramente tanti che ho citato anche gli anni scorsi, quindi di materiale ce n'è. Vi lascio qui le mie solite liste di Amazon con cui potete sbizzarrirvi, mi sembra che io abbia fatto anche una lista estiva dell'anno scorso, quindi veramente c'è di tutto e di più. Vi ricordo che sono link affiliati, quindi ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto. Fatemi sapere se anche voi avete dei suggerimenti su questa scia, quindi sul filone esistenzialista dell'estate, se anche voi magari siete di quelli che odiano l'estate proprio per questo senso di inedia, di fatica, anche se vogliamo. Credo di aver detto tutto, vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qui, spero di avervi fatto compagnia, vi lascio qui sotto i social se volete seguirmi in altre meravigliose lande di internet e la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal. È veramente tutto, un bacione alla vostra mamma e ci vediamo al prossimo video. Ciao!